qualche considerazione allora ancora su questo importante componente che è il condensatore, appunto su che cosa va all'interno. Quindi una volta che abbiamo accettato questa idea di sigillare il condensatore, come dicevamo, questa temperatura che è di saturazione, che può essere 36 gradi, ma potrebbe essere anche 30 o 27 o 28, e come dicevo prima c'è una discreta differenza, quindi poi alla fine in termini di lavoro utile che si ottiene, in termini di rendimento. Quindi diciamo, cos'è che determina questo valore? Diciamo, sostanzialmente una volta accettata l'idea di sigillare ermeticamente questo componente, come dicevamo, quella temperatura dipende sostanzialmente a quel punto dalla temperatura a cui è disponibile il fluido freddo, il refrigerante, l'acqua di raffreddamento, quindi da quello che la natura ci mette a disposizione in quel caso. Dipende un po' dalla stagione, evidentemente, se pensate all'acqua del mare, all'acqua del fiume, chiaramente sarà abbastanza diversa al mese di luglio o al mese di gennaio, e quindi e chiaramente dalla quantità, dalla portata di acqua di raffreddamento che abbiamo a disposizione. Per darvi un'idea appunto di che cosa stiamo parlando, meglio se facciamo insieme un piccolo bilancio energetico all'interno di questo condensatore, piuttosto che darvi dei numeri da tenere così a mente. Allora, prima considerazione, quindi se consideriamo questo condensatore come in realtà è uno scambiatore, diciamo, in controcorrente, nel senso che avremo un ingresso di questo liquido freddo a una certa temperatura, una temperatura di ingresso, okay, che si riscalda mano a mano fino a una temperatura di uscita, evidentemente, perché appunto questo fluido refrigerante entra, assorbe il calore di vaporizzazione, il calore latente del vapore umido che dobbiamo condensare, e quindi si riscalda fino a questa temperatura. E d'altra parte invece il vapore attraversa appunto questa macchina a temperatura costante, chiaramente, perché cambia fase. Diciamo che un minimo di delta T concreto fra la temperatura di uscita del refrigerante e la temperatura del vapore comunque è minimo, ci deve stare di alcuni gradi per contenere, insomma, entro limiti accettabili le superfici, l'area della superficie di scambio, e questa è la temperatura di saturazione. Quindi diciamo che questa temperatura di saturazione dipende evidentemente dalla temperatura di ingresso più un certo incremento di temperatura. Se questo delta T minimo, diciamo, è mediamente, lo prendiamo circa 5 gradi centigradi, e quello su cui possiamo ragionare è appunto di quanto possiamo accettare come incremento di temperatura del fluido freddo, cioè dell'acqua di raffreddamento. Facciamo una sorta di esercizio, proviamo a metterci una differenza TU meno T di una decina di gradi centigradi, e facciamo un bilancio appunto per vedere di quanta acqua di raffreddamento abbiamo bisogno per condensare un chilogrammo di
di vapore. Quindi in questo caso la temperatura di saturazione sarebbe quella d'ingresso più 15 gradi centigradi. Okay? E quindi chiaramente quello che vi dicevo prima, quello che governa il fenomeno, quindi accettati queste differenze, cioè T1 meno T 10 gradi, delta T minimo a fine all'uscita del condensatore di 5 gradi, come potete vedere, la temperatura di saturazione, e quindi questa è una costante, diciamo, dato di progetto più che una costante, 15 gradi, la temperatura di saturazione dipende fortemente dalle condizioni, quindi dalla temperatura iniziale del fluido freddo. Quindi se siamo in estate e l'acqua è disponibile a 20 gradi centigradi, per esempio, la saturazione qui, questa T con S, sarà appunto 35 gradi centigradi, a cui corrisponde quella pressione di circa 0,05 bar. Se fossimo in inverno con la temperatura di 7-8 gradi qui per l'acqua, qui avremmo 23-24 gradi, 22-23-24 gradi come temperatura di saturazione, a cui corrisponderebbero pressioni dell'ordine di 0.030 circa bar. Okay? E quindi chiaramente quanto più sono basse pressione, quindi temperatura di saturazione, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo per l'ennesima volta, tanto più crescono le prestazioni del nostro impianto, tanto in termini di lavoro per unità di massa di vapore utilizzato, sia il valore del rendimento globale del ciclo. Allora, vediamo un attimo, proviamo a fare questo per vedere appunto perché io qui ho messo questo valore 10 gradi centigradi. È chiaro che se invece di 10 ci mettessi 5, evidentemente mantenendo questo delta T minimo a 5, io qui anziché aggiungere 15 dovrei aggiungere 10, a tutto vantaggio sempre dell'abbassamento della temperatura di sottrazione del calore. Facciamo, perché insomma è abbastanza ragionevole un valore intorno a 10 e non più piccolo, perché se ci facciamo un attimo un calcolo, chiaramente quanta, diciamo, questo innalzamento dipende dalla quantità di acqua, a parità di impianto motore, quindi a parità di portata di massa, come volete, di vapore che io vado a scaricare, quindi data una certa massa di vapore, questo riscaldamento del fluido freddo dipende da quanto fluido freddo sto utilizzando. Mi trovate? E volendo essere, avere un'idea appunto dei numeri, proviamo a fare un bilancio. Allora, io al vapore che cosa devo sottrarre? Diciamo quel calore Q con 2 che sarà pari alla portata di vapore per il calore latente di vaporizzazione per il titolo allo scarico, X con 4. Ci provate? Ok. E quindi, se questa è la quantità di calore che devo sottrarre, vuol dire che scriviamo qui il bilancio, quindi dovrà essere uguale all'incremento di energia termica che dovrà subire il fluido di raffreddamento. Quindi avremo la portata d'acqua che vedrà crescere il suo contenuto di energia termica di m punto con a c, calore specifico dell'acqua, per il suo delta t ingresso uscita. Delta t in questo caso è t meno t. Okay.
proviamo a metterci dei numeri. Diciamo, in quella zona del diagramma il R vale, è variabile, chiaramente dipende dalla pressione, quindi dalla temperatura di cui stiamo discutendo, di saturazione, però diciamo occhio e croce, sono per valori insomma, con usuali, consueti di pressione e temperatura di saturazione, diciamo che quell'R vale qualcosa in più di 2000 kJ a chilogrammo di vapore, un valore accettabile è 2400 kJ per chilogrammo di vapore. Quindi, qui abbiamo M punto con B per 2400, per X con 4 mettiamoci un valore, quello limite di cui abbiamo parlato prima, per esempio 0,85, e qui bisogna di una portata d'acqua M punto con A, calore specifico dell'acqua a quelle temperature, sapete, a temperatura dell'ordine dei 20 gradi, che 4 kJ chilogrammo centigrado, poco più, a queste temperature un po' meno di 4, 3,9, ma non cambia di moltissimo. Per fare un calcolo molto veloce, mettiamoci proprio 4 come valore di C. Okay. 4 che cosa sono? Sono kilojoule, chilogrammo, grado, centigrado. Ok, delta T, mettiamoci appunto 10 nell'esempio che stiamo facendo, 10 gradi centigradi. Ok, il che significa che M punto con A sarà M punto con B per 2400 per 0,85 diviso 4 per 10, ok? Cioè diviso 40, quindi sarebbe 60 per 0,85, e quindi significa, non cancelliamo, significa appunto M punto con A uguale M punto con B per 60 per 0,85 uguale M punto con B 5,3,51. Ok? Trovate? Oh, quindi questo significa, quello che dicevo prima, che per ogni chilogrammo, per un chilogrammo di vapore che scarica l'impianto, il nostro circuito di raffreddamento deve essere capace di far andare, diciamo, all'incirca 50 volte, 50 kg di d'acqua per ogni chilogrammo di vapore che ha lavorato nell'impianto. A questo punto, sempre come ordine di grandezza, calcoli di primissima approssimazione, non sa mai che qualcuno poi dice che abbiamo fatto un conto esatto e non ci siamo trovati, però, no, giusto per avere un'idea. No, come dicevo, per avere un'idea, normalmente diciamo che è un impianto di buone prestazioni produce un kilowatt di potenza. Per produrre un kilowatt di potenza ha bisogno di di utilizzare almeno 3 kg all'ora di vapore per produrre un kilowatt, sempre in prima approssimazione. Okay. Quindi, se tutto questo discorso lo riportiamo su una centrale medio-grande, 500 MW, che è una taglia medio-grande, sicuramente non piccola, ma neanche la più grande, 500 MW significa 500 MW significa 500.000 kW, significa che questa potenza
la otteniamo se facciamo andare in giro nel nostro impianto 3 per 500.000, 1 milione e mezzo, 1 milione 500.000 chilogrammi ora di vapore. Vi trovate? Quindi una centrale di queste dimensioni, diciamo, in questi tubi di cui vi parlavo prima e nelle macchine e da tutte le parti, dobbiamo fare in grado di far camminare 1,5 milioni di chilogrammi di vapore all'ora. Quando poi questo 1,5 chilogrammi di vapore va a scaricare nel condensatore, per tenere la temperatura di questo vapore intorno ai 34, 35, 36 gradi centigradi, dobbiamo adoperare una quantità di acqua 50 volte questa, okay? Cioè 75 milioni di chilogrammi ora di acqua. Che significa? Questa è acqua fredda, quindi pesa un chilo, occupa un decimetro, quindi fra chili e litri abbiamo un rapporto 1 a 1, la densità a questa temperatura è sicuramente 1, e quindi questo significa, questo allora, se dividiamo per 3600, che viene fuori circa 20.000, diciamo circa 21.000 litri al secondo, cioè in un secondo in questo condensatore dobbiamo far passare 21.000 litri d'acqua. Abbiamo fatto qualche approssimazione, ma se non sono 21.000 saranno 20.000 o 22.000, ma come ordine di grandezza questi sono i numeri. Questo numero, avendo scelto questo delta T pari a 10 gradi centigradi. Se lo scegliamo, chiaramente potremmo sceglierlo pari anche a 2, nessuno ce lo vieta, però significa moltiplicare questa quantità per 5, 100.000 litri al secondo, è una quantità non gestibile. Significa fare delle perturbazioni enormi per far passare 100.000 litri al secondo. Significa fare sicuramente la fonte dell'acqua fredda, non ci pensiamo su due volte, teoricamente se fossimo disponibili a questo sforzo costruttivo, la fonte però deve essere necessariamente in mare, perché queste portate da nessun'altra parte, però significherebbe prese d'acqua a mare, no? Per andarle a prendere e portare 100.000 litri al secondo, e costruzioni enormi, ciclopiche, oserei dire. Chiaramente quest'acqua, come ci cammina dentro a quei tubi? Ci saranno delle pompe di circolazione, e far circolare 100.000 litri al secondo richiede una certa spesa energetica, spesa che dove andrà sottratta? Andrà sottratta sempre dall'unica fase attiva. Quindi è vero che il rendimento cresce perché in questo caso riusciamo ad abbassare questa temperatura di sottrazione, però crescono anche queste spese per gli ausiliari, quindi bisogna stare poi attenti al bilancio. Ma comunque, diciamo, stiamo parlando di quantità non gestibili, e quindi ecco perché vi dicevo diciamo una differenza fra la temperatura di uscita e quella d'ingresso del fluido freddo intorno ai 10 gradi è un valore accettabile, ragionevole, se vogliamo evitare queste portate d'acqua così gigantesche, già così vengono
abbastanza grandicelle, come potete facilmente vedere, al ridursi di quelle delta T chiaramente crescerebbero ulteriormente. Perplessità? Diciamo che la cosa che ci interessa, ritorniamo da dove eravamo partiti, poi abbiamo fatto un po' così giusto per fissare le idee, due conticini a occhio così giusto per fissare le idee su certe dimensioni di impianto. Torniamo alla termodinamica. Alla termodinamica, insomma, diciamo, tutti questi interventi quindi sono mirati a, come abbiamo visto prima, ad allontanare queste due temperature medie di adduzione e sottrazione del calore, quindi cercare di spostare verso l'alto la temperatura media di adduzione con pressioni e temperature di esercizio quanto più alte possibile, compatibilmente con la tecnologia dei materiali disponibili. Per il, in particolare, il punto debole è questo, il surriscaldatore, ok? E da un lato, e quindi, come dicevo, il problema è distanziare, non farle crescere entrambe, per esempio, o abbassare entrambe, ma distanziare, quindi questa deve salire e questa deve scendere. Quindi interventi per far crescere la temperatura media, e poi questo importante discorso, come abbiamo detto, lo ribadiamo, il ruolo fondamentale, direi, del condensatore. Diciamo che se non ci fosse il condensatore si perderebbero tranquillamente 5-6 punti di rendimento se io non, grazie a un condensatore in depressione, non abbassassi questa isotermobarica fino all'ordine di 30-35 gradi centigradi. Okay, in passato qualcuno potrebbe pensare, cioè sì, ma in passato appunto lo scarico era in atmosfera, come dicevamo stamattina, quindi primi impianti a vapore senza la turbina ma con la macchina volumetrica alternativa, il pensiero va al solito al treno a vapore, e lì chiaramente non c'era il condensatore, perché per motivi che potete facilmente immaginare, quindi l'acqua veniva scaricata, il vapore veniva scaricato in atmosfera, e quel classico pennacchio bianco, no, che si vedeva nei film, penso, perché dal vivo non credo che l'abbiate mai potuto vedere, un treno, neanche io, figuriamoci. È un treno appunto a vapore, l'acqua si consumava, e quindi poi quando si fermava il treno, sempre nei film, se avete visto anche il mio genere, c'erano delle grosse cisterne nelle stazioni dal quale c'era quel tubo che andava a rifornire il serbatoio d'acqua della caldaia. Ma lì le potenze in gioco erano di decine o centinaia di kilowatt, alcune decine di kilowatt, basta, centinaia di kilowatt, eccetera. Quando parliamo di centinaia di megawatt, è chiaro che appunto i discorsi cambiano, sia in termini di spreco di acqua, e quindi sia in termini di termodinamica, e quindi l'esigenza di recuperare l'acqua, e quindi mettere comunque un condensatore, e una volta che uno ha fatto questa scelta, stare attenti a fare un condensatore chiuso in depressione, in modo da ottenere un importante vantaggio in termini di termodinamica del ciclo.
Ok, l'ultima cosa che stavamo dicendo appunto a proposito di questo esperimento era una piccola considerazione che però pure rispecchia alla realtà. È chiaro che a questo punto sorgerebbe una domanda, diciamo, quest'acqua calda, una volta che entra, non so, abbiamo detto questo delta T 10 gradi, quindi diciamo, entra a 15 ed esce a 25 e questi saranno 30, l'acqua esce a 25, che ne faccio? Allora, se è il mare, nessun problema, nel senso che, come diciamo prima, lo posso ritenere un serbatoio di capacità infinita, cioè ce la butto a 25, me la riprendo a 15, non è che sale la temperatura del mare, perché ci butto dentro, anche se sono quantità importanti, come abbiamo detto, la temperatura dell'acqua del mare non sale perché io ci vado a riversare dentro il fluido di raffreddamento in uscita dal condensatore a una temperatura di 10 gradi più alta. Ok, però non sempre, quindi questo che cosa comporterebbe? Una considerazione molto semplice, però importante da fare. Come vedete che questo tipo di scelta di impianto motore termico comporta anche una limitazione nella sua collocazione geografica, cioè teoricamente se io quindi volessi fare un impianto di grande potenza, 500 MW, di buone prestazioni, quindi rendimenti elevati si ottengono adottando tutti questi accorgimenti, eccetera. Significa anche dire che necessariamente io lo devo fare in prossimità del mare, insomma, se lo metto su un pizzo di montagna, diciamo, poi come lo raffreddo questo, cioè da dove li prendo questi 20.000 litri al secondo di acqua? E quindi significa dire che su una montagna questo impianto con turbina a vapore di quella potenza chiaramente non ce lo posso andare. Ci ho detto quindi, però ci sono dei casi in cui magari farò degli impianti più piccoli, però non mi conviene delocalizzarlo. Per esempio, ho del combustibile disponibile a basso costo in un certo sito. E mi conviene utilizzarlo lì, perché se poi ci aggiungo i costi del trasporto, costa più il trasporto del chilogrammo di combustibile, quindi diventerebbe antieconomico delocalizzare la centrale. Però non ho il mare, non ho il fiume, che cosa faccio? È una cosa che succede nel mondo, e quindi per questo ve la racconto, è solo un racconto perché non c'è molto da discutere dal punto di vista tecnico. Quest'acqua, dopo che è uscita, chiaramente non la posso buttare, la devo raffreddare e riutilizzare, ok? D'accordo? E come la raffreddo? La raffreddo in quelle che si chiamano proprio così, torri di raffreddamento. Forse qualche volta avete detto, ma hanno questa forma troncoconica, d'accordo? Qui alla base diciamo qui all'interno ci sono i tubi con cui entra l'acqua, diciamo, calda, quella che era uscita dal condensatore, e si raccoglie qui dopo che si è raffreddata. Come fa a raffreddarsi? Si raffredda perché ci sono due possibilità, cioè qui si fa circolare dell'aria all'interno della quale viene nebulizzato, cioè spruzzato sotto forma di piccole goccioline, una certa massa d'acqua che comunque ce l'avevo avere a disposizione. Questa a contatto, quindi io avrò quest'aria che circola di solito per circolazione naturale, quindi senza macchine, solo per variazioni di densità. Circola quest'aria piena di queste goccioline d'acqua, le quali entrano in contatto con la superficie di questi tubi dove circola l'acqua, diciamo, a 25 gradi centigradi, e assorbono calore, evapora queste goccioline d'acqua nebulizzata in seno all'aria, e quindi sottrae calore all'acqua raffreddandola fino a valore di temperatura
più o meno desiderabile. È chiaro che anche in questo caso c'è bisogno, cioè chi me ne dà l'acqua che devo spruzzare nell'aria sotto forma di goccioline e di piccole dimensioni? È chiaro che almeno quella ce la devo avere a disposizione, ma grosso modo quella c'è un bilancio che più o meno ci insegna che quella quantità è dello stesso più o meno pari a quella del vapore, quindi non a questa dell'acqua, quindi c'è un fattore 50 di differenza e quindi diciamo sarebbe una quantità tollerabile. In alcuni casi non c'è disponibile neanche questa e allora il raffreddamento avviene soltanto a spese dell'aria, devo avere dell'aria che viene fatta circolare questa volta, però per migliorare lo scambio termico, siccome quest'aria non è che potrà essere freddissima, per migliorare lo scambio termico la devo far passare velocemente sui tubi. Il coefficiente di scambio migliora se aumenta la velocità, come sapete, e quindi qui ci saranno delle macchine, delle soffianti si chiamano così, che sono dei compressori di bassa pressione e quindi diciamo con un tiraggio forzato, non più naturale, che forzano l'aria a passare su questi tubi all'interno del quale scorre l'acqua che devo raffreddare e in questa maniera ottengo questo raffreddamento. Dimenticavo di dirvi che nel primo caso appunto c'è questo caratteristico impatto sull'ambiente che è appunto la nuvola di vapore che si accompagna qui in sommità di quella torre umida, perché appunto rappresenta l'evaporazione, il vapore che si produce quando evaporano le goccioline d'acqua nebulizzate insieme all'aria. Col tiraggio forzato ma a secco, chiaramente questa nuvola bianca non compare più. Direi che per stasera...